solamente attraverso una collaborazione tra il pubblico e il privato e un presidio del territorio in maniera positiva, in maniera proattiva, si possono superare le criticità che naturalmente ci sono in una piazza che è vicina alla stazione principale della città. Questo progetto, che ha una sua specifica peculiarità perché è l'incontro tra il pubblico e il privato, si realizza perché si sono create le condizioni necessarie di sicurezza e di vigilanza. Qui si sperimenta un nuovo modo per risolvere i problemi. Non tutto affidato al pubblico che non ce la fa, non tutto affidato al privato che anche loro non sono in grado di farcela, ma il modello associativo. Associazioni, cittadini, negozianti, fruitori della piazza che si mettono insieme per fare che cosa? Cose semplici, presidio della piazza, cura del verde, pulizia integrativa. È complicato tenere una piazza pulita, una piazza in sicurezza, tenere una piazza che possa, come dire, servire alla collettività. La piazza deve diventare un luogo di incontro e deve diventare un posto dove si ascoltano i bisogni delle persone e c'è un percorso di ascolto, di comprensione, di condivisione per cogenerare contenuti. Questa è una piazza pubblica e tale deve rimanere, quindi non è vero quello che è stato scritto in questi giorni che il Comune ha affidato. Il Comune con i soggetti privati si appresta a un percorso di rigenerazione degli spazi pubblici. Ciao Federica! Per fare cosa? Beh, per riempire questa piazza, come giusto che sia, di cose belle, piacevoli, che guardano ai diritti degli ultimi, ma anche ai diritti dei primi e degli abitanti. Il partenariato, oggi firmiamo l'accordo, il partenariato parte subito, progressivamente verranno implementati tutti i servizi e tutte le attività, quindi insomma tempi molto brevi.